Bisogna cercare di essere più concreti, cercare di essere più anche in queste circostanze come questa partita, devi portarla a casa anche spazzando l'aria, senza meno leziosi e più concreti nella parte finale della partita. In quello dobbiamo migliorare, però un passo alla volta, l'importante è continuare come stiamo facendo E da adesso. buon ex, due parole sul palo. Sì, ci ha creduto fino alla fine, diciamo che l'abbiamo messa sul piatto lì il pareggio, però ci hanno creduto e noi siamo stati, diciamo, poco furbi. Mister, allora parliamo un attimo di questa partita, soprattutto di questo finale che lascia un po' di amaro in bocca. È giusto non cancellare quello che la squadra ha fatto in 90 minuti in cui ha dominato la partita, però questo finale avete un po' sciupato quanto di buono eravate riusciti a fare. Questo gol di Cisco ha un po' fatto saltare tutti i piani. Ma diciamo che in 5 minuti abbiamo buttato via una partita incredibile, nel senso ha giocata molto bene secondo me, dovevamo dominata e hanno pareggiato una partita che secondo me se la sono proprio ritrovata lì. Ci hanno creduto, però noi dovevamo essere più attenti, cercare di spazzare via prima dentro l'aria, essere meno leziosi e abbiamo pagato caro prezzo questa disattenzione. Però anche questa sera, mister, al di là di questo sciagurato finale, si è visto in campo una squadra autoritaria, una squadra che ha per alcuni tratti di gara anche dominato la partita. È mancato il colpo del KO sul 2-0, però. Sì, dobbiamo essere più concreti perché c'erano le possibilità di chiudere la partita, fare il 3-0 e definire, ma anche e soprattutto gestire meglio gli ultimi 5 minuti. Stavolta non li abbiamo gestiti bene. Tra l'altro, con questa mancata vittoria, Pescara manca un appuntamento con la storia di tornare in vetta alla classifica dopo 6 anni e 4 mesi. Avrebbe scritto un'altra pagina importante della storia del Pescara. Beh, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la prestazione, come ha giocato la squadra. Dobbiamo essere positivi per quello che abbiamo fatto questa sera. Sabato, per chiudere Pillon, arriverà il Benevento, gara difficile come tutte. Bisogna ripartire dai 90 minuti giocati questa sera a Leugani. Sì, bisogna ripartire da quelli, essere convinti e cercare di migliorare nel gestione della partita. Alle volte noi non la gestiamo bene e anche stasera abbiamo pagato. Grazie, grazie al tecnico del Pescara.